Oddio! Ho rotto il telefono con le mani! Stiamo per provare a rompere il telefono. È tutto nero perché appunto c'è lo spray per distruggerlo sopra. L'abbiamo fatto asciugare. Pronta, Sara? No! 3, 2, 1. Nella mia mano ho lo spray che distrugge qualsiasi cosa che viene spruzzata. Ragazzi, non chiedetemi neanche dove l'ho comprato perché non lo so e non ve lo posso neanche dire. Però fidatevi. E ora faremo il primissimo test col mio iPhone 12 Pro Max. Completamente rotto. Chissà per quale motivo. Sara! Ma cos'è che sei? Non ci credo! Però davanti, ragazzi, non è rotto. E dietro, in realtà, la parte sopra è a posto. Quindi ora faremo un bel test. Dobbiamo per forza farlo fuori perché lo spray è letteralmente stranocivo. Quindi meglio farlo all'aperto. E soprattutto bisogna farlo di sera perché la temperatura è diversa. Quindi, sei pronta, Sara? Vai, iniziamo. Oddio, io non l'ho mai spruzzato. Cioè, io metto la mano qua perché ho paura. Vado, aspetta che mi devo allontanare un po'. Ma è nero? Lo so, è tutto nero. Ok, perfetto. Madonna, che puzza! Oddio, che puzza! Cioè, comunque solo tu puoi comprare queste cose, cioè non è possibile. Ora però c'è un problema perché dobbiamo girare il telefono, farlo anche dall'altra parte. Vai, allora lo devo girare praticamente. Gira. È molto semplice. Giralo, basta. Ok, perfetto. Allontanati. Oddio. Basta. Anzi, anche nei lati bisogna farlo, è vero? Vai. Aspettiamo 20 minuti che faccio tutto effetto e ci vediamo dopo. Nel frattempo però facciamo un'altra prova perché qui abbiamo dei bicchieri di vetro, mentre qui invece qua di plastica. Quindi ora facciamo una prova con i bicchieri di vetro però per vedere quanto sono resistenti. Voglio provare a romperne uno, vedere dopo quanto si rompe. Cioè, raga, li abbiamo presi dai cinesi, quindi voglio vedere quanto sono. Crash test, fermo. Vai. Innanzitutto, da questa altezza. Tranquilla, non si romperà mai da questa altezza. Prova. Ok. No, ragazzi, vedete? Però voglio romperlo. Proverò così, ci sei? Vai. Sì. Ma raga, è indistruttibile sto bicchiere. Ma com'è possibile che non si rompe? Ok, questo bicchiere è letteralmente indistruttibile. Quindi vedremo con lo spray cosa succede. E ora abbiamo anche quello di plastica che però non fa. Cioè, capite che questa qua si rompe stra facilmente. Però voglio vedere se proprio si spezza come se fosse un vetro con lo spray. Quindi proveremo a spruzzare anche questo. Ah, tra l'altro, cosa importante, se volete iniziare col mondo della vendita online, e-commerce, dropshipping, eccetera, vi consiglio questo mio grandissimo amico, si chiama Palancaria, lei è uno dei migliori, se non il migliore nel settore. Scrivetegli in direct perché vi darà tutte le informazioni che vi servono se appunto volete approfondire oppure iniziare con questo business. E niente, ragazzi, troverete tutti i suoi social sia qua sia nel link in descrizione. È arrivato il momento, il primo oggetto così dovrebbe essere veramente un bicchiere indistruttibile perché era dei cinesi, plastica dura, cioè... Abbiamo fatto una anche prima. Esatto, mi sono messo i guanti. Raga, fa una puzza sto coso. Proviamo. Provo a farlo cadere. Intanto, raga, già sento che un po' si muove, eh. Già lo sento. Pronti? Io mi allontano in caso. A parte che non hai preso la bacinella, ma va bene. Raga, ho mancato la bacinella, ma si è completamente distrutto. Ma subito! Ma si è distrutto subito, ma che roba! Dovete assolutamente schiacciare il pulsante rosso qua sotto perché il raggiungimento degli 800.000 iscritti per colpa vostra sarò costretto a lanciarmi da un aereo. Iscrivetevi! Ma che roba! Ma guarda poi in quanti pezzi si è distrutto. Guarda che... Raga, se un bicchiere si rompe non si distrugge in così tanti pezzi. No, è vero. Cioè, si distrugge in 2-3 pezzi. Guardate! Guarda quante schegge ci sono! E questo qui era anche l'oggetto, tra virgolette, più indistruttibile, perché il bicchiere di vetro duro, cioè, è molto difficile da rompere. Sono fatti apposta per far sì che non si rompano. Dopo proveremo con l'iPhone, e lì sono veramente curioso, ma ora proviamo con altri oggetti. Ora invece abbiamo una cassa Bluetooth, anzi, la cassa Bluetooth di Sara. Tranquilli, ragazzi, tanto è mia. Allora, questa cassa qui, raga, ve lo giuro, ha fatto di quei voli in macchina che voi non avete neanche idea. Quindi ora proveremo a distruggere, tanto costa 10 euro. Vorrei sottolineare cassa Bluetooth dei cinesi, che va benissimo. Ho deciso che, visto che tu hai dei begli occhiali, 30 euro, proviamo a rompere anche questi. Tanto, Sara, cosa ti interessa? Sono miei, cioè. Esatto, proveremo a spruzzare lo spray anche su questo. Questi qui, ragazzi, sono degli occhiali che veramente sono caduti anche questi 200.000 volte. E soprattutto gli occhiali con le mani così si rompono, ma se cadono per terra non si rompono, dai. Proveremo. È arrivato il momento di spruzzare altre cose. Intanto Sara spruzza ancora un po' il telefono. Guarda che si è tolto qua. Vedi che lo sto togliendo, spruzza. Madonna che puzza. Vai, allora vado con la cassa. Cassa, deve essere tutta, sopra, sotto, da tutte cassa. Le parti. Vai, che puzza. Spruzzala bene, continua a spruzzare per un bel po'.
Vai, girala tu, girala tu. E come la giro, Sara? Guarda che hai un braccio. Ho soltanto un braccio. Ok, no. No, stai spruzzando fuori. Ok, è il tuo turno, Luca. Pure tu con gli occhiali. E anche invalido perché ho soltanto un braccio. Esatto, vai. Vai, bene tutto, bene tutto. Che puzza fa sta cosa. Aspetta, come lo giro? Forchetta. Speriamo che qualcuno non la usi per mangiare. No. No, no, Luca, sei scemo. Sei rincoglionito. Ma sei completamente rincoglionito. Qualcosa per pulire, sbrigati, vai a prenderlo. Che cosa vado a prendere? Non lo so, sbrigati. Cioè, raga, il tavolo. Mia mamma si incazza di brutto. Ma proprio t'ammazza, vai. No, Luca. Aspetta, però c'è un problema. No, no, va via. Pulisci, ma stai qua fin quando non si toglie. No, lo facciamo dopo, lo puliamo dopo, tranquilla, dai. No, via. Luca, no, lo devi pulire. Se lo vedi la mamma ti uccide. Dopo, vai. Okay. Va bene. Ragazzi, gli occhiali. Cioè, guardate fatti. Che casino che abbiamo fatto. Ora aspettiamo ancora un po', anzi, andiamo a vedere un altro oggetto ancora. Ragazzi, è successa una cosa molto strana, perché avevamo lasciato gli occhiali così, guardate, e questo pezzo qui dell'occhiale si è rotto quando siamo tornati. Sono solo passati davvero 20 minuti, assurdo. Fra. Ora, assurdo. Ora, la cosa strana, sai qual è? Che anche questo, cioè, guarda come si muove. Guarda questa. Intanto proviamo a vedere se questa qui si potrebbe spezzare oppure raga, no. Raga, è lentissimo. Cioè, non si riesce a chiudere. Guarda che secondo me lo rompe così. Appoggialo qua, fidati. Appoggialo piano, lascialo qui così. Voglio vedere se qui riesco, perché questa qui in teoria non si dovrebbe rompere, ma dovrebbe renderlo molto più. Cioè, ma che roba. Guarda come l'ho piegato, con quanta velocità. Cioè, raga, si è piegato completamente. Guarda con quanta facilità l'ho piegato. Proprio, è sciolto, guarda, proprio. Cioè, raga, questo qui. Se adesso io faccio così, puoi vedere che cioè, si rompe. È molto più malleabile rispetto a questo. Cioè, si piega. Cioè, si è piegato anche questo. Il discorso è che questa qui è. Questo qui è acciaio, plastica dura. Cioè, raga, guarda come si piega. Ok, ora voglio sapere se è non mai ci possibile credo. Che l'occhiale si rompe così. Non ci credo. Ma che roba? Ma fra, l'ho fatto così, è pianissimo. Non è possibile. Si è staccata la lente. Assurdo. Si è staccata assurdo la lente. Raga, vorrei dire che sono i miei occhiali, però va bene. Guarda, un'altra guarda, lente. Questa roba, fa vedere sta roba cazzola. Raga, questo qui è tutto incollato. Ok. Gli occhiali, ragazzi, sono completamente distrutti. Guarda il telefono. Si è incollato. Che schifo. Ma si è tolto tutto il coso. No. Si è tolto porca tutto. Non so, cioè comunque non so chi è il più intelligente qui in mezzo a mettere il telefono con lo schermo verso la busta. Facciamo un'altra passata, dai. Esatto, ultima passata. Magari non farlo sul tavolo, grazie. Porca troia. Aspettiamo ancora altri 20 minuti e torniamo. Il telefono sarà l'ultima cosa. Non si è asciugato del tutto il bicchiere. È ancora un pochino bagnato. Proviamo. Vabbè. Vediamo che effetto fa. Intanto qui. Vediamo. Raga, non è cambiato assolutamente nulla con il bicchiere, perché già, vedete, questo era morbido già. Esatto, questo, cioè già il bicchiere era morbido, si rompeva facilmente. Speravamo si spezzasse in realtà. Esatto. È impossibile. Ma nemmeno. No. Cioè, se non riesci così, immagino che muore. No, raga, è proprio impossibile, è vero. Anche questo bicchiere qui, guardate, cioè, non è cambiato assolutamente nulla. Si sta un po' togliendo. Raga. Basta, anche il bicchiere, questo qui non ha fatto nessun effetto, ma chiaramente perché era già un bicchiere molle, era soltanto una prova. Ora tra poco però proveremo la cassa. La situazione è questa, guardate quanta roba c'è qua. Stiamo tutta aspettando che si asciughi qualsiasi cosa. Ci vediamo tra 20 minuti con i test finali. Questi sono gli oggetti che mancano. Abbiamo una cassa, una piastrina per il telefono, l'iPhone 12 Pro Max e una lattina di Coca-Cola. Allora, io direi di iniziare subito con la cosa un pochino più ovvia, quello che succede con la lattina. Beh, quindi vai, questo. Vai, tengo la tua. Allora, io già la sento, guardate com'è, vedete? Cioè, è tutta nera e sentite? È molto più difficile da piegare, però ora proviamo. Provo? Vai, prova. Siamo pronti, prova a romperla così, vediamo se riesco. 3, 2, 1, via. Allora, diciamo come immaginavo, con la lattina non è successo assolutamente niente, ma perché con le cose che già si possono rompere con la mano, ovviamente lo spray non ha effetto. Però ora proviamo con le cose un pochino più interessanti. Prima però mi vado a lavare le mani. Piastrina per il telefono, questa è molto più interessante. Come sapete, ragazzi, la piastrina è una cosa, cioè sì, si può rompere se si spinge forte così, però in teoria ci si dovrebbe volere un po'. Cioè, vorrei dire una cosa, scusa, passa, tieni un secondo, tieni questa, rilasciatela. Cioè, non si riesce a staccare. Ma raga, ha strappato. Cioè, diventa. Si è tolta la pellicola. Diventa praticamente solido lo spray. Cosa è scelto? Una cosa ti ho detto di fare. Tieni la ciotola, così fatto l'hai fatta cadere. Danno, guardate gli occhiali, ragazzi. Che abbiamo. Gli occhiali hanno fatto una roba assurda, eh. Ora, proviamo con la piastrina. Vai. 3, 2, 1. Subito, ragazzi, immediatamente si è scheggiata. Cioè, assurdo. Immediatamente, ragazzi, si è scheggiata, ma che roba. Guarda che ho fatto una pressione piccolissima. Sì, ma immagino. Si frantuma completamente in me. Guarda che roba. C'è proprio una pellicola sopra. Raga, c'è una... Forse non era la pellicola della... No, perché vedi che non è appiccicosa. Questa qui, ragazzi, non lo so cos'è.
Ha fatto, non è più neanche appiccicosa. Come fa ad essere la, non può essere della pellicola del no, vetrino. Questo qui è il vetrino. Non lo so. Ragazzi, comunque, fatto sta che la pellicola, diciamo, che si è rotta molto facilmente. Però adesso arriviamo sempre di più alle cose più salienti. Ora invece abbiamo la cassa Bluetooth, ragazzi. La mia cassa Bluetooth, vorrei dire, ragazzi. Però va bene. Questo qui è, non so. Proviamo. È comunque plastica durissima, cioè, raga, è plastica dura. Proviamo. Vai, prova a lanciarla. Ragazzi, se rompe sarebbe assurdo. Proviamo da qua. Anzi. Ok, ok, aspetta un secondo, voglio provare a... Prova da questa distanza qui. Ok, sono perfetto. Sono rotti ancora gli occhiali, però va bene. Sono rotti ancora gli occhiali, proveremo con un martello. Stiamo per provare a rompere il telefono, è tutto nero perché appunto c'è lo spray per distruggerlo sopra, l'abbiamo fatto asciugare. Pronta, Sara? No. 3, 2, 1. Oh, oh, ferma, vai, vai, ferma. Vai. Si sta rompendo, aspetta. Oh, sta per andare. Guarda, raga, rompere il telefono con le mani è assurdo. Raga, così. Sto piangendo per il telefono. Si sta tutto rompendo, guardate, si è tutto sfregiato. Oh, 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 guarda, guarda, stanno saltando via le parti, ragazzi. Guardate, guardate, è saltato via, con le mani. Non ci credo. Oddio, oddio, si è rotto tutto con le mani. Oddio, oddio, con le mani. Oddio, ho rotto il telefono con le mani. Ho rotto il telefono con le mani. Vedi che lo spray ha funzionato. Io che ero convinto non funzionasse. Non ci posso credere, raga. L'ho rotto con la mano. Però romperlo tutto proprio spezzarlo. Eh no, non posso spezzarlo. Ah, perché qui, qui non c'è lo spray. Qui non c'è lo spray, allora. Però dato che ci siamo a sto punto. Ok, sul tavolo. Abbiamo rotto un telefono con le mani, raga, l'abbiamo spezzato con le mani. Quindi abbiamo scoperto materiali ferrosi o comunque di vetro, funziona alla perfezione. Cioè lo spray funziona completamente. È perfetto. Perfetto. Mentre invece per tipo l'alluminio come per le lattine, non funziona troppo bene.